Questa splendida veduta di Bari, della Città Vecchia, del porto della città da sempre ponte tra occidente e oriente, punto di partenza della nostra nuova puntata di Con i Piedi per Terra che ci ha portato qui per seguire Agri Levante, esposizione biennale delle macchine e delle tecnologie per le filiere agricole mediterranee. Poi però riflettori puntati sull'evento dell'autunno ortofrutticolo Futurpera che sarà a partire dal 19. Di novembre a Ferrara. Olio, buone aspettative per la prossima raccolta delle olive. Facciamo il punto in particolare sull'alta qualità degli extravergini italiani a partire dal Belice. E poi salumi a tavola. Ma sentiamo Barbara Pagnazar. E noi siamo a Piacenza dove lo splendido Palazzo Gotico sta per ospitare la cerimonia di consegna del premio Coppa d'Oro 2015 un riconoscimento a personalità che nei diversi ambiti professionali hanno contribuito a portare nel mondo il valore della qualità qualità legata al territorio piacentino in un anno particolare come quello di Expo, ma questi sono anche i giorni del Gutturnio Festival e quindi celebreremo anche un bel gemellaggio tra i salumi e i grandi vini. Adesso però la linea Torna a Bari dove ci aspetta Elisabetta Gori per il suo racconto d'Agri Levante. Ma c'è anche un passaggio ad Expo dove le aziende artigiane dell'agroalimentare sono portate in vetrina da CNA all'interno della piazzetta dell'Emilia-Romagna, in particolare in questa giornata focus su food e innovazione. Dicevamo, focus in particolare sulle realtà eccellenti di Bologna, ma noi per cominciare andiamo invece a Imola. Anzi, andiamo a Imola, ma poi per andare oltreoceano e vi spiego subito perché, perché all'interno di tutti quelli che sono i case history portati in scena qui ad esempio si racconterà anche il grande ciocco show di Bologna beh c'è anche questo incontro che vede eh, due chef che si parlano oh, ne, sul web quindi uno streaming con ricette live possiamo dire allora dall'altra parte dell'oceano Chris White mentre qui direttamente ad Expo Milano dal San Domenico di Imola Valentino Marcattili, allora io vedo già qua tutto pronto, quale ricetta, quali ingredienti? La ricetta è naturalmente Emilia Romagna, Emilia Romagna la facciamo qui a Expo e Michael White a New York da casa sua farà la stessa ricetta con gli stessi ingredienti. Abbiamo lo scocquerone classico della Romagna, le mazzancole dell'Adriatico e il sale di cervia. Tre ingredienti per fare un piatto semplicissimo che è meraviglioso. E poi e il pubblico è... vota quello che Noi lo fa meglio attraverso l'immagine pubblico... no. che ne hai. Questa è un'idea di, di poter dare lezioni di cucina sul web un domani, che testimola tramite ItaliaTel, che è una cosa che stiamo creando a Imola, per portare nel mondo le eccellenze del nostro territorio. Ecco, food e innovazione, siamo pienamente in tema, allora qualche piccolissima ulteriore anticipazione perché ci saranno anche film, documentari e insieme alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari della regione noi siamo qui per raccontarvi un'esperienza di una storica azienda bolognese La Caber che ci racconterà il sale Iodato protetto. Ma intanto buon lavoro, noi vi seguiamo a, a, a distanza okay. perché ci vediamo tra pochissimo. Riprendiamo la linea con le immagini di un olivo, olivo che è sicuramente il simbolo dell'agricoltura mediterranea e sono proprio gli olivi che accolgono i visitatori a questa edizione 2015 di Agri Levante, rassegna internazionale delle macchine e delle tecnologie per le filiere agricole e agroalimentari dell'area mediterranea. Un salone a cadenza biennale che ha ormai raggiunto una dimensione espositiva e una caratura internazionale. Che ne hanno fatto il punto di riferimento per gli operatori dell'Europa meridionale, dell'area balcanica, del Medio Oriente, dell'Africa settentrionale e subsahariana. Dall'edizione 2009, qualche cifra, la prima che Fiera del Levante ha condiviso con Federuna Coma, la rassegna ha infatti visto crescere la superficie impegnata da 40.000 metri quadrati ai 54.000 di quest'anno, mentre il numero degli espositori è passato dai 210 del 2009 ai 310 di oggi. Ugo Patroni Griffi, presidente Fiera del Levante di Bari, nuova edizione per Agri Levante, una manifestazione che cresce. Eh beh, cresce a due cifre, credo che oggi avere un'attività economica che cresca a due cifre nel 2015, anche se siamo in fine della recessione, sia comunque un fatto del tutto episodico, un fatto straordinario da celebrare, da stappare lo champagne. È una bella specializzata organizzata professionalmente in partnership con con la federazione, con Federuna Coma che ci mette impegno e capacità, attira gli operatori, gli espositori, il pubblico e anche molte presenze dall'estero qualificanti. Tantissime ovviamente le presenze anche dell'Emilia Romagna, che si sa è il cuore pulsante per quel che riguarda la meccanizzazione agricola, però il rapporto con l'Emilia Romagna, con Bologna in particolare, sta crescendo ulteriormente. Perché a che punto è la partnership con Bologna Fiera? Guardi, questa è un'intuizione che noi abbiamo nel senso. Che come ha detto proprio avantieri il sottosegretario della Vedova quando ha intervenuto nell'assemblea dell'associazione delle fiere le fiere italiane soffrono del provincialismo devono concentrarsi, fare squadra se no non sono fuori, sono fuori. Cioè, il sistema fieristico italiano è destinato al declino a meno che non si faccia questo noi abbiamo tentato di farlo abbiamo lanciato un ponte con l'Emilia a cui ci legano molti legami anche storici anche storici e anche economici Abbiamo delle agricolture, il sistema turistico, economico è molto simile e complementare. Penso che si possa fare squadra e diventare veramente insieme il più importante sistema fieristico italiano. Leonardo Di Gioia, assessore all'agricoltura dell della regione Puglia, vino, olio, ortofrutta, cereali e obiettivamente questa è una regione leader nell'agricoltura, nell'agroalimentare italiano. Agrilevante, un'occasione di incontro, di confronto per aprirsi anche ad altri paesi. È una descrizione corretta quella che è stata fatta, la Puglia ha tantissime chance di essere leader e guida in tanti comparti, lo facciamo valere questo a livello nazionale, dobbiamo imparare a farlo a livello internazionale, non credo ci sia una via diversa, migliore, che non quella dell'innovazione tecnologica, che non quella del confronto dal quale nasca un, eh, diciamo, un approccio positivo e propositivo a ciò che l'agricoltura impone oggi di fare, cioè scelte chiare, scelte strategiche, individuazione delle vocazioni, eh, un lavoro impegnativo devo dire che già di per sé basterebbe se poi non fosse a corollario di tutta una serie di emergenze che invece dobbiamo fronteggiare per la nostra Puglia. Tradizionalmente Agri Levante si rivolge ai paesi dell'area mediterranea, ai paesi balcanici e quest'anno da sottolineare che proprio in occasione dell'inaugurazione e dell'apertura della manifestazione è stata presentata una ricerca di nomis ma che dà davvero finalmente buone notizie. Massimo Goldoni, presidente Feder Unacoma, un bacino importante è stato sempre detto in corso di questa manifestazione, però anche un bacino nel quale per anni ci sono state delle grosse difficoltà, che però si sta riprendendo finalmente con dei segni più. Sì, noi stiamo seguendo con grande interesse l'evolversi di tutta quest'area che ovviamente ha vocazione agricola molto importante. Era da anni appunto che avevamo come obiettivo l'evolversi di una situazione mediterranea che ha delle condizioni comuni a quello che è l'aspetto mediterraneo dell'Europa, quindi Italia, Francia, Spagna e alcune differenziazioni legate a tipicità di questi paesi. Purtroppo c'è stato nel 2009-2010 l'avvento della, della primavera araba cosiddetta che ha eh, ovviamente frantumato tutti questi discorsi e creato condizioni che non permettevano di approcciare questi mercati. Finalmente vediamo a distanza di parecchio tempo che i trend di eh, crescita di questi paesi si sono finalmente invertiti e vediamo numeri importanti anche a doppia cifra un po' in tutte queste aree, quindi stiamo parlando di Algeria, Tunisia, Marocco. Eh, fino addirittura alla Turchia e Israele, dove i trend di questi paesi sono fortemente positivi, hanno incrementato in modo esponenziale le importazioni di macchine agricole, di trattrici e chiaramente questo ci fa ben sperare, ci fa pensare di avere fatto un investimento oculato in questa manifestazione che appunto si pone come palcoscenico, come trampolino verso questi paesi e verso queste agricolture, tant'è vero che qui in Agrilevante in questi giorni avremo 30 delegazioni ufficiali da paesi africani, medio orientali, ma anche asiatici, avremo un numero veramente importante di operatori, stiamo parlando di diverse centinaia di operatori stranieri e proprio in questo momento sono partiti i lavori, i B2B organizzati da Federuna Come in collaborazione con ICE per mettere a contatto le nostre aziende, le nostre realtà con questi operatori. Credo che nell'arco di questi giorni avremo qualcosa come 1200-1300 incontri tra domanda e offerta e sono convinto che possano portare davvero a ottimi risultati in prospettiva. Anche perché ci sono altri paesi dei colossi, la Cina e l'India per esempio, che già si stanno muovendo, si stanno eh, muovendo pesantemente e quindi non c'è tempo da perdere. No, non c'è più tempo da perdere, purtroppo ne abbiamo già perso abbastanza. E il nostro Paese ha delle buonissime performance per quanto riguarda alcuni aspetti, delle pessime performance per quanto riguarda la tempistica nell'andare a, a creare le condizioni per permettere alle aziende di mettere sul campo la propria capacità, la loro creatività. La capacità di andarsi ad adattare a tutte le diverse richieste. Un'ultima cosa le chiedo, Agrilevante e Puglia Mediterraneo, quindi vigneto, quindi orticole, produzioni in serra, quindi trattori stretti. Ovviamente anche su questo un focus qui in, nel salone, nell'area esterna allestita una mostra che ripercorre un pochino quelle che sono le problematiche e un fronte anche sul quale ci sono, ci sono state novità importanti, positive. Finalmente sì, eh, questo è un tema che appunto noi stiamo monitorando e presidiando da anni. Purtroppo eh, qui mi, mi corre fare una constatazione abbastanza se vogliamo banale, ma che così non è. Abbiamo visto cosa è successo nel campo automotive, con i fatti recenti che hanno interessato un grande gruppo straniero. Questa è la dimostrazione di come determinate legislazioni che hanno come fine un fine ovviamente corretto, ma se applicate con dei dogmi troppo rigidi, con delle condizioni che non tengono conto dell'evoluzione reale del mercato e dell'industria, portano a non riuscire a rispettarli. Io credo che in questo caso, appunto, riguardo i trattori stretti, noi abbiamo messo in chiara evidenza un aspetto reale. Un trattore stretto non è come un trattore da campo aperto, ha tutta una serie di caratteristiche e di tecnologie che non possono essere equiparate tu court a una macchina dove ci sono tutt'altri spazi e tutt'altre esigenze. Quindi il fatto di saltare la fase 4 adesso entro in aspetti tecnici, ma che purtroppo sono obbligatori. La fase 4, di andare direttamente allo step 5 e di avere dei tempi di applicazione un po' più consoni, credo che sia la, la, il rispetto e l'osservanza di una realtà sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori. Il problema è che spesso queste legislazioni e la loro imposizione viene portata avanti da chi non è addetto al lavoro e non conosce le problematiche. E devo dire che il risultato che abbiamo portato a casa che è un risultato importante, è frutto appunto della collaborazione tra chi le problematiche le conosce bene, chi ci rappresenta a livello nazionale e a livello comunitario, gli interlocutori che abbiamo avuto che hanno capito perfettamente le nostre perplessità e preoccupazioni e quindi mettendoci insieme abbiamo portato a casa un bel risultato. Non è finita. Non è finita perché ci sono altre tematiche che stanno venendo avanti molto velocemente e devo dire che anche su queste noi stiamo tenendo alto il livello di attenzione perché crediamo che sia tutto vantaggio non solo dei costruttori che ovviamente rappresentiamo, ma anche di tutti quelli che poi le macchine le dovranno utilizzare e devono essere per loro degli strumenti di lavoro. Io la ringrazio infinitamente. Adesso una breve pausa e proseguiamo a curiosare, a vedere, a raccontarvi cosa c'è ad agrilevanta. E